buon pomeriggio. Ciao. Riparto dal campionato, arrivano questi playoff, riparte queste gare dirette dove potranno tantissimo tanti fattori, no? Fattore fisico, fattore di testa, fattore tante cose, insomma, come ci arriva la squadra? Ma prima di tutto voglio fare grandi auguri alla nostra primavera e ai nostri giovanili che ieri, sabato e domenica, hanno fatto grandi risultati, a tutti che lavorano, giocatori, staff tecnico di tutte e due squadre, grandi complimenti anche alla gente che, come Claudio Vinzani e Pietro Fusco, che sono responsabili per il settore giovanile, grandi complimenti. La squadra arriva bene, arriviamo con 26 giocatori a disposizione, arriviamo dopo una partita vinta in casa, arriviamo con una sensazione molto positiva per gli ultimi risultati che abbiamo fatto, che abbiamo raggiunto. Abbiamo visto nelle ultime settimane che la squadra sta fisicamente e mentalmente forte e tutto questo mi fa ottimista per la partita di domani. Tanti scelte ovviamente, il fatto di usare qualcuno nella partita contro il Bari, questi giocatori probabilmente saranno protagonisti domani, la Vedini si presenterà invece probabilmente con un 3-5-2 che abbiamo già deciso di campionato. Non lo so se giocheranno 3-5-2 perché ultime partite hanno giocato con un altro sistema, del 4-4-2 o 4-3-1-2. Noi saremo pronti per tutti e due i sistemi di gioco, il nostro gioco non cambia nulla, si giocano 3-5-2 o 4-4-2, noi giocheremo della nostra maniera, proveremo a fare il nostro gioco e questo è l'unico che interessa. Avellino ha dato riposo a 5-6-7 giocatori venerdì scorso. Come noi, anche loro hanno preparato questa partita del playoff, così come noi. Parlavi di un Avellino, squadra esperta, abbiamo avuto questo campionato, squadra tosta, che ti lascia giocare, che ti fa giocare male, anche se forse ora la situazione delle squadre è un po' diversa. Sì, ma si deve dire che noi due volte quando abbiamo giocato contro Avellino eravamo una squadra in costruzione in estate, anche in inverno, e per noi era difficile giocare contro una squadra come Avellino. Loro prima e dopo hanno dimostrato di meritare un posto nel playoff perché hanno giocato bene, hanno giocato bel calcio, hanno dimostrato con la squadra che ci sono, una squadra esperta, che meritano giocare queste playoff per Serie A. Sappiamo che affrontiamo una gran squadra, però crediamo nella nostra forza, crediamo nella nostra forma, crediamo nei nostri tifosi, crediamo in factor campo e proveremo da primo all'ultimo, fino all'ultimo minuto, proveremo a vincere. Perché questa è la prima finale, giusto? Così, già una finale di playoff. Ma sì, è una partita che si gioca, non c'è altra partita dove possiamo migliorare la questa. Noi siamo contenti perché giochiamo in casa, giochiamo avanti i nostri tifosi, abbiamo dimostrato questa stagione che a casa con i nostri tifosi dietro di noi possiamo fare grande partita. Aspettiamo di farla domani. Stadio pieno per la prima volta. Sì, sembra che sì. No, siamo molto contenti, che il campo sarà pieno,
però sappiamo che il primo partito che avevamo giocato contro Lecce noi erano tanti scettici con questo progetto, con questi giocatori, con questo allenatore. Però quel giorno abbiamo detto non importa oggi importa al fine della stagione. Al fine della stagione sarà campo pieno. Sapevamo che faremo una gran stagione e che meriteremo tenere un campo pieno. Siamo molto contenti, però se deve dire, anche quando vengono 5.500, 6.000, è un sogno giocare in questo campo, perché questi 5.500, 6.000 aiutano la squadra fino all'ultimo momento. Se dovessi dire un solo uomo che per te deciderà, chi sarebbe? Che un solo uomo dei tuoi che dovrebbe decidere la gara. Mi dico il gruppo, perché la forza di gruppo ha fatto di stare dove siamo. Naturalmente, gran forma di Cattelani, gran gioco di Scittum, partite decisive di Ninè, di Giannetti, un gran gioco di Kvržić, di Brezovec, Juande, tutti che giocano dietro, Cicisola. Senza il gruppo un individuo non può fare niente, per quello dico il gruppo. Invece voglio chiedere, domani tutto un po' con la finale, l'esame, c'è paura, timore, oppure c'è spavalderia, non ci si pensa un po', che sensazione hai tu e che hai tuoi? Ma noi siamo arrivati in una situazione dove dobbiamo godere questo ambiente, godere questa situazione, deve fare un gran piacere poter giocare una partita come questa. Siamo molto contenti, siamo solamente concentrati in dare tutto e di fare le cose tattiche perfettamente. Dopo mai si sa come finisce una partita, però già giocare una partita come questa, dove il campo sta pieno, dove sono tante emozioni, farà la squadra lottare fino alla fine. Al di là del fatto che dobbiamo ancora passare questo turno, quindi poi più avanti magari ci dovrà pensarci dopo, ti stai convertendo di aver sponsorizzato varie uscite per la nazionale, visto che probabilmente verrà convocato, quindi potrebbe saltare la parte delle offese? No, non salterà nessuna partita lui, Mario. Sì. Se noi andiamo avanti, Mario rimanerà con noi. Già 3-4 settimane fa ho parlato con l'allenatore di Mario e lui sa che Mario sta giocando in una gran forma, però lui sa che stiamo giocando playoff. E già 3 settimane o 4 settimane fa mi ha detto se la squadra va avanti lo lasceremo a voi. Per quello non c'è nessun pericolo di perdere Mario. Hai già deciso la formazione oppure vuoi ancora aspettare l'allenamento di oggi? Non voglio che me la dici. Ma sì, non la dico, però ho già deciso già la formazione, però vediamo domani, oggi, domani, se succede qualcosa, aspettiamo che no, ma non posso sbagliare. Posso sbagliare perché sono 24-25 giocatori a disposizione, tutti con gran voglia di giocare, di dare tutto. Per quello dico, giochi che gioca, lo farà bene o darà tutto. Questo è lo che io chiedo sempre ai miei ragazzi. Per l'altro preliminare invece Perugia prende riscatti? Non penso niente, non mi interessa questa partita, non mi interessa niente, non mi interessa la prossima, mi interessa solamente la mia e voglio spendere tutta l'energia per preparare la mia squadra alla sfida di domani e per preparare i ragazzi di farlo bene, le altre non mi interessano.